tutti e due genitori. E là si è parlato francese. Ah, così. Il papà parlava francese. Non ho sentito mai un puro tedesco. Aber Sie haben alles gelernt, Französisch, Englisch. Poi francese, poi ho vissuto in Italia. Ja. Ho studiato in Italia, a Londra. A Londra, dopo. Guarda. Però ho vissuto in un collegio. Ah sì, Sasha. Brava. Brava. Dopo e cosa ancora? Il tedesco tutto parla, no? Ich kann aber ein paar Stimmen, das sollte man kennen. Ich kann nur Italienisch. Poi. Und Deutsch, sonst nichts. Ja, zuerst Französisch, dann Englisch, ja. Dann Italienisch, ja. Spanisch. Auch. So ja. Per poco. Ja. Però. Abbastanza. Posso ridere? Sì, sì. E comprendo un sì. Po'. Mm-hmm. Mm-hmm. Brava. Pesante. È pesante? È pesante, per vero? Mio mano. Sì, sì. Brava. E che materia sì. È questo? Sì, non so. Che materia? Na, ich weiß nicht, wie heißt man das? Cotone non è. No, Non è cotone. Non è un po' di satin dentro. Oppure cotone. Oppure. Credo hanno detto, di no. Hanno detto che è puro cotone, ma non so. E questo? Uguale. Questo è lo stesso. Ma non so, mi hanno detto che è puro cotone. È un vissuto artistico. Può darsi, sì. No. Sì. Può darsi. Belli da stirare sono, sa, comodi. Anche da stirare molto bene questi qua. Mm-hmm. Vero, vero. Però è bello. Piace? Sì. È bello. Puro. Molto bello. È printo? Oppure è lavorato? Ecco, sì. Nella materia? Sì, sì. Cosa ci pensa? Si vede da qua, no? Che hanno fatto con la macchina, però. È scritto però. Là? No, no, questi qua. Sono fatti con la macchina. Non a mano. E chi lo sa? Piace. Chi lo sa lo Dio? Ma questo mi piace. Tutte queste lingue. Dormito?